Ciao, sono William Bisacchi di blog Bisacchi.it. Oggi ti voglio parlare di come areare correttamente le stanze. Andremo a vedere come, quando e perché. Perché è importante? Perché nelle case moderne, essendo ad alta efficienza, quindi a tenuta quasi stagna dell'involucro, l'aria interna diventa ricca di umidità, a meno che non abbia un sistema automatico di ricambio dell'aria. Questa umidità poi dopo si va a depositare nei muri, negli infissi, sotto forma di condensa e anche di muffa, quindi problemi per la salute. Secondo problema, sempre legato alla salute, perché l'aria, se non la vado a cambiare, diventerà ricca di CO2 e automaticamente povera di ossigeno. Il nostro organismo senza ossigeno chiaramente non sopravvive, ma senza arrivare nei casi estremi comunque diventiamo più spossati, più stanchi, perché appunto l'ossigeno nel sangue è poco e diventa tutto un pochettino più difficile. È anche motivo perché in estate, quando ci si sveglia, anche dormendo un'ora in meno, si è più energici, perché c'è più ossigeno nell'aria. Il sangue è più ossigenato, noi siamo più efficienti e l'organismo lavora meglio. Come aprire le finestre? Bisogna aprirle a finestra spalancata, ad alta completamente spalancata, perché solamente facendo così si ha un ricambio di aria veramente veloce, bastano 3-4 minuti di tempo a finestre e portafinestre spalancate per cambiare tutti i volumi di aria contenuti in una stanza. Una stanza come questa, che è una stanza media, da 15 metri quadrati equivale a 40 metri cubi di aria. Quando io ho cambiato quei 40 metri cubi, ho già fatto quello che devo fare, poi devo richiudere subito in modo da non agghiacciare tutti i muri. Perché se tengo aperto di più, certi dicono se tengo aperto di più è meglio, non è vero, perché se tengo aperto di più agghiaccio i muri. Una volta che ho agghiacciato i muri, poi quella poca umidità anche che c'è dentro, anche un'umidità relativa molto bassa, si andrà a depositare nei muri perché sono freddi. E poi avrò sprecato tantissimo riscaldamento, cosa che aprendo solo 3-4 minuti non succede. Questo è un altro dei motivi perché sconsiglio in inverno di aprire ribalta, perché aprendo solamente sopra ribalta servirebbe almeno mezz'ora per ricambiare l'aria sempre con una stanza di 40 metri cubi. E in quella mezz'ora il muro, soprattutto quello attorno al perimetro della finestra, si andrà a ghiacciare. Quante volte aprire le finestre? È molto soggettivo, faccio sempre questo esempio. A parità di casa, se uno è abitato da un ragazzo single che lavora tutto il giorno, che pranza e cena fuori, che si porta i vestiti dalla mamma o dalla lavanderia, e la stessa casa abitata da una famiglia, magari moglie e marito, due o tre figli, un cane, un gatto, avrà delle quantità di umidità e anche un consumo di ossigeno dell'aria diverso dal primo caso. Quindi, come si fa? Allora, prima soluzione, si prende un igrometro che ti misura, è un aggeggio digitale da pochissimi euro, ti misura l'umidità relativa nell'aria. Quindi, quando io sono passo il 60%, quando supero il 60% di umidità in quella stanza, so che devo aprire, non c'è bisogno di altro. Oppure prendo uno strumento molto più sofisticato, è uno strumento che mi misura la qualità dell'aria, non guarda solamente l'umidità relativa, ma guarda anche il CO2 e la qualità dell'aria anche esterna. Quindi in funzione di questi parametri vengono fuori delle faccine: verde va tutto bene, giallo stai attento, rosso è ora di aprire o di non aprire. Questo è un gran sistema, io l'ho comprato a casa, me lo sono spostato nelle varie stanze e ho scoperto cose che prima magari non sapevo. E anche mia moglie ha iniziato a aprire un po' di più perché i video e gli articoli che ho fatto in precedenza non erano stati sufficienti. Te lo consiglio veramente. Se invece uno dice io non voglio comprare né igrometro né misuratore dell'aria perché non ho voglia e tempo o soldi da investire in queste cose più semplici, quali sono i minimi sindacali? Andiamo a vederli insieme. Ad esempio, camera da letto, minimo sindacale la mattina quando ci si sveglia perché l'aria è veramente esausta. Dopo 7-8 ore e una, due, tre persone dormono nella stanza, l'aria ha bisogno di essere sostituita. Quindi minimo una volta al giorno, sempre quei 3-4 minuti, massimo 5 se la camera è molto grande, alla volta. Poi soggiorno, soggiorno anche lì basta una volta al giorno. Cucina a seconda di quante colazioni, pranzo o cena. Colazione consiglio sempre la mattina, se si torna a pranzo, dopo pranzo, e dopo cena idem, perché quando si cucina comunque si fanno dei vapori, si parla, si fa con convivialità e si sporca un pochettino l'aria e si rende ricca di CO2 e anche l'umidità nella stessa. Nel bagno, quando fare? Soprattutto mi raccomando, quando si fa una doccia o una vasca, sempre, quindi se uno fa 10 docce al giorno, 10 volte al giorno. E la cosa fondamentale è di tenere chiusa la porta, altrimenti quell'umidità che cerchiamo di fare fuoriuscire dalle finestre va nelle altre stanze e crea un danno.
Un'altra abitudine da evitare è quella di mettere lo stendino dentro casa, se è possibile. Se hai la possibilità di metterlo fuori sul balcone in un'altra zona, fallo, perché lo stendino in casa e quell'umidità dei panni che tu vedi che si asciugano va nell'aria e crea litri e litri di acqua di condensa che poi va eliminata. Non c'è il problema del CO2, ma c'è il problema dell'umidità. E in ultimo, l'altra abitudine è di non aprire troppo. Questa è un'abitudine del passato, adesso i giovani non lo fanno, fanno fatica ad aprire perché pensano magari di risparmiarsi sul riscaldamento. Però cosa ottengono? Ottengono sì un risparmio magari di qualche euro, però poi hai problemi nei muri, negli infissi, devi chiamare dell'azienda a risolverti, spendi migliaia di euro a fronte di pochi euro risparmiati. Secondo, problemi di salute, che non voglio neanche entrare nel merito di questa cosa. E quello che dicevo prima, neanche aprire troppo, perché aprire troppo sì che spreco energia e vado ad agghiacciare i muri. Quindi 3-4 minuti, finestre spalancate, più volte al giorno se siete in tanti in casa, se fate tante lavatrici, tante docce, tante lavastoviglie, tanti pentoloni, magari di brodo sui fornelli, tutte cose che producono umidità. Spero che questo video ti sia stato utile, metti un mi piace, ciao e al prossimo video!